Sì. Grazie naturalmente per l'invito a venire qui e anche per la presentazione, ti ringrazio molto. Non mi ricordo di questi episodi che tu hai raccontato, ma comunque sicuramente non sto qua per, come dire, propagandare una specifica versione della interpretazione della meccanica quantistica, solamente così per parlarne e magari mettere in luce alcuni aspetti che possono suscitare poi discussione e approfondimento. Allora, comincio appunto con un po' di introduzione e la prima cosa da sottolineare è che appunto la meccanica quantistica è una teoria che descrive in maniera eccezionalmente accurata i fenomeni del mondo microscopico. Questo significa che le sue predizioni sono quanto di meglio abbiamo nella nostra scienza. Riesce a fare delle previsioni accuratissime e quindi funziona benissimo. Io insisto su questo perché poi dopo uno comincia a discutere sui problemi di interpretazione, chi la vede in un modo, chi la vede in un altro, e quindi è bene sempre tenere separati i piani del discorso. Dal punto di vista della teoria fisica, è una teoria fisica eccezionalmente buona, che riesce a dare spiegazione del funzionamento degli atomi, di come si aggregano le molecole, riesce a dare una spiegazione teorica di base della chimica moderna così come la intendiamo, e alla base di una miriade di oggetti che noi usiamo. Qui io faccio un elenco, ma è un elenco ancora naturalmente incompleto: il laser, il microscopio elettronico, le risonanze magnetiche, qualunque dispositivo elettronico voi abbiate, i nuovi materiali, i semiconduttori, i superconduttori, la teoria dell'informazione quantistica, insomma è alla base di una quantità enorme di applicazioni di successo. È una teoria che si afferma in un quarto di secolo, ci mette un quarto di secolo per riuscire ad arrivare a una formulazione alla fine precisa e accettata, universalmente accettata. Di questo testimonia di una certa difficoltà nel riuscire a elaborare le idee nuove che poi piano piano si collegano fino a formare una teoria coerente. Diciamo, menziono naturalmente il fatto che insieme con la teoria della relatività, opera di Einstein, a differenza della meccanica quantistica che invece è un'opera collettiva in qualche modo, cui partecipano tantissimi scienziati, meccanica quantistica e teoria della relatività sono, come ben noto, due grandi rivoluzioni nella fisica che hanno cambiato il modo stesso in cui noi descriviamo il mondo fisico. L'hanno cambiato talmente tanto che si usa addirittura fare una specie di spartiacque tra tutto quello che viene prima di queste due teorie, che prende il nome complessivo di fisica classica, e tutto quello che viene dopo, che viene considerato fisica moderna, proprio perché oltre a introdurre descrizioni di nuovi ambiti fenomenologici, c'è proprio un cambiamento di tipo anche concettuale, anche sul modo stesso in cui si fa la descrizione del mondo fisico. Perché la meccanica quantistica può essere interessante? Beh, io ci lavoro, la considero interessante per definizione, ma provato così a mettermi un po' dall'esterno per estrarre delle motivazioni di interesse. Secondo me ci stanno almeno tre aspetti che la rendono interessante. Uno è il fatto che la storia, abbiamo visto che ci mette un quarto di secolo per affermarsi, è un quarto di secolo in cui diciamo, vari scienziati propongono ipotesi che poi alcune si dimostrano giuste, altre sbagliate, hanno spesso visioni diverse, c'è una competizione in qualche modo spesso fra di loro, e quindi ricostruire la storia è di per sé un aspetto interessante, culturalmente secondo me molto interessante. Quindi l'aspetto storico, diciamo così. Poi c'è
Passato, diciamo, oltrepassato l'aspetto storico, c'è il momento in cui poi la teoria viene formulata ed è quella che si legge nei manuali sostanzialmente. E naturalmente è essa stessa, secondo me, molto interessante, proprio perché riesce a dare conto e a spiegare, alle volte anche a prevedere, prima di osservarli, molti aspetti, diciamo, strani e controintuitivi che caratterizzano il comportamento degli oggetti microscopici. Oggetti microscopici intendo oggetti della dimensione di un atomo, tanto per dire, quindi tipo 10 a meno 8 centimetri, questo è l'ordine di grandezza su cui i fenomeni quantistici acquistano rilevanza. In verità non solo, ma comunque tipicamente partono da là. Alcuni di questi strani effetti sono qui indicati con interferenza ed entanglement, che sono due aspetti caratteristici della descrizione fisica che fornisce la meccanica quantistica, su cui spero più avanti dire qualche cosa, e che sono totalmente estranei a qualunque modo di concepire classico, diciamo, della fisica, così come uno la studia, per quanto riguarda la fisica classica, diciamo così. C'è poi un altro aspetto, quindi data la teoria, la formulazione della teoria e quindi le sue caratteristiche fisiche, diciamo così, c'è un altro livello di discorso che è quello dell'interpretazione, il cosiddetto problema della interpretazione. Allora la meccanica quantistica è particolarmente adatta, cioè di fatto, no, ha dato luogo a molte diverse interpretazioni che riguardano delle questioni veramente essenziali, che acquistano anche un significato filosofico, che hanno una lunga tradizione nella cultura occidentale. Vanno a toccare questioni che riguardano per esempio la relazione tra soggetto e oggetto, il principio di causalità, che cosa vuol dire proprietà di un oggetto, se un oggetto ha proprietà indipendenti dall'osservazione o meno. L'idea stessa di che cosa debba essere una teoria scientifica, no? E la meccanica quantistica in maniera naturale porta a discutere e approfondire questi aspetti. Quindi l'obiettivo di questa chiacchierata dovrebbe essere quella di dare un'idea, naturalmente, di questi tre punti, che sono naturalmente collegati, ma che io ci tengo a sottolineare essere distinti. Sono tre livelli distinti del discorso, storico, fisico e fondazionale. E secondo me è importante, quando si discute di queste cose, tenere ben presente di quali di questi aspetti si sta toccando, perché il livello di verità delle affermazioni che uno fa dipendono da quello di cui si parla fra queste tre cose. Chiaramente manterrò al minimo gli aspetti tecnici, che tra l'altro sono molto interessanti, perché c'è un altro motivo per cui la meccanica quantistica è interessante, e che ha dato luogo alla nascita di intere branche della matematica, per esempio l'analisi funzionale, la teoria degli operatori e via dicendo, nascono e si sviluppano proprio sulla base delle esigenze poste dalla teoria quantistica. Questo è un tipico esempio di rapporto matematica-fisica, che però naturalmente io non toccherò. È chiaro che nella discussione quello che cerco di fare è semplicemente dare qualche idea, come ho detto, e quindi va preso come uno stimolo per così provare qualche interesse e magari approfondire. Qui do alcuni libri che i primi due sono libri di storia, che raccontano la storia, lo fanno in maniera molto precisa, molto dettagliata e molto seria. Anche la storia va fatta bene e non sempre viene riportata in maniera corretta. E gli altri due invece sono due libri che, data la formulazione fisica, cioè parlano della formulazione fisica della teoria così come la conosciamo, quindi indipendentemente dagli aspetti storici, e poi si occupano di cercare di approfondire gli aspetti fondazionali. Sono due libri fatti da due persone esperte, anche su questo campo bisogna stare attenti. Sono quindi due persone affidabili che hanno le loro idee, ma espongono i problemi posti in maniera molto precisa, molto anche obiettiva, separando i fatti dalle opinioni, E poi hanno il pregio di essere in italiano, perché sennò, c'è un'infinita bibliografia, ma poi chiaramente in lingua inglese.
Allora, fatemi ancora a livello introduttivo fare un'affermazione di principio che riguarda proprio quello che, come la vedo io. Allora, secondo me lo studio della meccanica quantistica a tutti i livelli, non solo a livello universitario, ma in qualche modo penso, anche se non è ovviamente il mio campo, anche a livello di scuola superiore, uno studio della meccanica quantistica che eviti la tentazione degli effetti speciali, del sensazionalismo, quasi della magia alla Star Trek, diciamo così, e che invece affronti in modo critico gli aspetti storici, il confronto tra diverse opinioni, le ragioni dell'affermarsi di certe interpretazioni, i problemi epistemologici sollevati da ciascuna interpretazione, è secondo me un'occasione esemplare per una riflessione critica su che cosa è un'impresa scientifica. È un tipico studio che richiede interdisciplinarietà, quindi è chiaramente al confine tra filosofia, storia e scienza, ed è secondo me il modo giusto di affrontarla. L'idea è che, almeno per come la vedo io, l'obiettivo dovrebbe essere quello di mostrare che la scienza è in realtà una impresa collettiva storicamente determinata, che affonda le sue radici nel tempo in cui si fa, è una forma di conoscenza in costante rapporto dialettico con la società del tempo e con le altre forme di conoscenza, anche di tipo filosofico, umanistico, artistico, che ha un grande successo nel descrivere il mondo e nel darci oggetti tecnologici sempre più avanzati, ma che nello stesso tempo deve essere consapevole dei limiti e delle responsabilità. E poi, in definitiva, non è mai una conoscenza definitiva, è una conoscenza vera, ma non definitiva. Vera nel senso che c'ha la prova degli esperimenti, ma non è mai definitiva. Questa io la contrappongo a una visione che non mi piace, della scienza vista come un accumulo di teorie e risultati sperimentali via via più perfezionati, che sono frutto di intuizioni di scienziati geniali, ciascuno più geniale del precedente, naturalmente, quindi Einstein è più intelligente di Newton, che diciamo formano un sapere certo, definitivo e astorico. Allora, questa visione, forse l'ho messa un po' caricaturale, ma capita spesso di ritrovarla, elementi di questa visione, nei manuali in cui si studia la scienza, si studia la fisica in particolare, e credo che sia una maniera sbagliata di riportarla, di riportare la scienza in questa maniera. Questo purtroppo è il problema dei manuali, è piuttosto serio, perché spesso appunto data l'esigenza di arrivare subito agli sviluppi tecnici, quindi al problema dell'addestramento di colui che poi deve applicare le teorie, dello scienziato, diciamo, che deve imparare, diciamo, questa esigenza spesso ha come prezzo lo schiacciamento, diciamo, di qualunque aspetto critico, di qualunque aspetto storico. Molte volte gli aspetti storici vengono ricordati ma in maniera sballata, e quindi questo è un peccato. È un peccato perché si perde, secondo me, parte della bellezza dell'impresa scientifica. Va bene, ora parto con il primo aspetto, che è quello storico, diciamo così, no? Naturalmente, anche qui, è inutile che lo ripeto ogni volta, mi limito a dei cenni, cercando di sottolineare quali sono via via alcuni nodi concettuali che vengono fuori e che piano piano portano alla consapevolezza che la fisica classica in qualche maniera va riformata, e la maniera in cui poi viene riformata per arrivare alla meccanica. Quindi la maniera giusta di partire è quella di vedere qual era la situazione della fisica classica alla fine dell'Ottocento. La fisica classica generalmente si intende come l'unione di queste tre teorie. La prima, naturalmente, la più antica, la più gloriosa, se volete, è la meccanica classica, che è diventata classica dopo quella quantistica, naturalmente. Prima era la meccanica e basta. La meccanica, che è la teoria che descrive il moto dei corpi, i corpi pensati in maniera modellistica come dei punti materiali che interagiscono con delle forze assegnate, e tipicamente la forza di attrazione gravitazionale, ma anche forze di tipo elettrico, forze di tipo magnetico e così via.
E quindi il problema della meccanica è, date le forze, trovare il moto dei corpi. Questo è il problema classico della meccanica. Vabbè, naturalmente hanno concorso una quantità infinita di scienziati alla formazione del corpo della meccanica classica, però è altrettanto vero che la posizione dominante, diciamo fondamentale di Newton, che nel 1687 scrive i suoi principi a matematica, è chiaramente cruciale, quello che ha stabilito in qualche maniera le leggi universali della meccanica e della gravitazione. Vabbè, ci sarebbe da dire infinite cose, ma basta solo dire che forse l'aspetto, diciamo, rivoluzionario della meccanica di Newton è quella di avere unificato la descrizione del mondo delle stelle con la descrizione del mondo terrestre e di avere fatto vedere che le stesse leggi governano l'intero universo. Vabbè, ci sono infinite applicazioni al mondo dei pianeti, a tutto quello che avviene nel mondo nostro macroscopico, sui corpi rigidi, flui e infinitamente altre cose. Poi c'è l'elettromagnetismo. L'elettromagnetismo è una teoria che si sviluppa nel corso del 700, in realtà nell'Ottocento, ed è la teoria che descrive tutto quello che concerne i fenomeni elettrici, i fenomeni magnetici e gli stessi fenomeni luminosi. Anche qui sono molti scienziati coinvolti, ma chiaramente Maxwell è quello più rappresentativo, che pone, diciamo, le equazioni finali, se volete, dell'equazione dell'elettromagnetismo, e appunto in queste equazioni si unifica il regno dei fenomeni elettrici, magnetici e anche luminosi. Sono tutti aspetti di uno stesso fenomeno, che è il campo elettromagnetico, uno stesso oggetto, che è il campo elettromagnetico. Vabbè. Naturalmente anche questa è una teoria di enorme successo, basta pensare appunto alle onde elettromagnetiche, all'uso infinito che si fa delle onde elettromagnetiche, di motori elettrici, tutto quello che concerne lo sviluppo dell'industria e via dicendo. Infine c'è la teoria, una teoria un po' diversa, che è la termodinamica, ha uno status un po' diverso, è una teoria fenomenologica che descrive sistemi composti da un grande numero di particelle senza preoccuparsi di andare a studiare la dinamica delle particelle, ma semplicemente introducendo dei parametri macroscopici in base ai quali che sono legati da certe relazioni che sono i cosiddetti principi della termodinamica. Vabbè, anche qui lo sviluppo è legato alla prima metà dell'Ottocento e poi anche nel resto del secolo, e anche qui diciamo il numero di applicazioni e di successi di questo tipo di teoria è notevolissimo. La fisica classica, appunto al solito nei manuali, no? Viene spesso presentata come un corpo unico di conoscenze, di modo di fare fisica, coerente. E in realtà anche questo non è vero. Ora non voglio entrare in dettaglio, se no non arriviamo alla meccanica quantistica, però spesso viene presentata come il regno della visione meccanicistica e delle azioni a distanza, no? Che effettivamente è una visione che si è affermata all'inizio e ha avuto un certo successo fino all'inizio dell'Ottocento. C'è l'idea che il mondo fosse una specie di meccanismo come un orologio, regolato dall'interazione tra le parti, appunto del tipo newtoniano. E in realtà poi nello sviluppo della fisica classica vengono fuori una serie di questioni che entrano continuamente in tensione con questa visione originaria, per cui alla fine effettivamente la stessa meccanica, la fisica classica non è più identificabile con un'unica visione, con un unico modo di approccio alla descrizione fisica. Basti pensare per esempio allo studio dell'equazione del calore, che è un'equazione del fenomeno, senza più fare riferimento ad alcun modello microscopico, da parte di Fourier, l'introduzione del concetto di campo e quindi dell'azione per contatto invece che azione a distanza, lo sviluppo della riflessione critica sui principi della meccanica, basti pensare a Mach e quindi la revisione critica dei principi di Newton. Lo stesso sviluppo della termodinamica, che appunto è una teoria di tipo diverso, che si occupa solo di relazioni tra quantità osservabili,
E quindi poi il confronto tra meccanica e termodinamica, una che dice che il mondo è reversibile, l'altra che invece col secondo principio dice che è irreversibile, quindi capire se e come queste due cose sono in relazione, poi il dibattito sull'etere, esiste, che proprietà ha e via dicendo, una serie di questioni che fanno vedere che in realtà non c'è una visione unica. Questo è un libro che io ho amato molto, che è molto, secondo me è molto bello, un po' vecchio, che appunto mette in evidenza questo tipo di maggiore frammentarietà e diversificazione anche nell'ambito della descrizione cosiddetta della fisica classica. Detto questo, naturalmente la fisica classica è a grande successo, riesce a essere motore di un fortissimo progresso tecnologico che, se volete, è alla base anche della cosiddetta seconda rivoluzione industriale che tocca l'Europa nella seconda metà dell'Ottocento. Tutto questo ha indotto un incauto ottimismo, diciamo, degli scienziati dell'epoca. Questa è una citazione che spesso viene erroneamente attribuita a Kelvin, in realtà è di Michelson, che è uno di quelli che faceva gli esperimenti per la velocità della luce, via dicendo, e che appunto dice che sembra probabile che gran parte dei principi underline, cioè dei principi alla base della fisica, sono stati stabiliti e capiti, e quelli sono e basta. E quindi un fisico eminente ha osservato che le future verità della fisica andranno cercate solamente in un approfondimento e in una maggiore precisione delle misure, cioè i principi ormai sono chiari, bisogna solamente misurare meglio le cose e non c'è più niente altro da capire. In realtà è chiaro che quando uno dice queste cose porta un po' sfortuna, diciamo così, e appena uno le dice immediatamente succede qualcosa per cui crolla tutto, e quindi dal 1900 effettivamente si comincia a capire che in realtà le cose non sono proprio in questa maniera. Quindi qual è poi, a questo punto comincia la vera storia della meccanica quantistica, che tradizionalmente coincidere con lo studio di Planck del cosiddetto corpo nero. Ora, come ho detto, io non entrerò nel dettaglio di spiegare cos'è il corpo nero, come funziona e via dicendo, così come per il resto delle cose, però, detto grossolanamente, una cavità con dentro c'è una radiazione che è in equilibrio con le pareti della cavità, e quindi il problema era di stabilire come si distribuiva l'energia del campo elettromagnetico all'interno della cavità. E c'erano delle discrepanze tra la predizione teorica e quello che si osservava effettivamente. E allora Planck fa uno studio di questo problema teorico e fa vedere che per ottenere una maniera di ottenere accordo con i dati sperimentali era fare questa ipotesi strana, e cioè l'energia scambiata tra le pareti della cavità e il campo, l'energia scambiata poteva essere solo un multiplo intero di una quantità. Di una quantità finita, che è questo HNU, che è il quanto di energia, che è una cosa un po' strana, perché uno dice come se uno potesse scambiare HNU oppure 2 HNU, non un mezzo HNU. Facendo questa ipotesi otteneva l'accordo con i dati sperimentali. È chiaro che questa è un'ipotesi del tutto in contrasto con la fisica classica. E quindi Planck la usa semplicemente come un'ipotesi di lavoro, lui stesso non ci crede, pensa che uno studio più approfondito avrebbe ristabilito una spiegazione teorica in accordo con le leggi accettate della fisica classica. Quindi è un tipico, una tipica ipotesi di lavoro per risolvere quello che viene detto un rompicapo, per usare una terminologia di tipo Kuhn, che è tipica della scienza normale. È chiaro che la scienza procede, si trova di fronte a dei problemi e quindi l'attività è quella di risolvere questi problemi. Se non ci fossero problemi non ci sarebbe la ricerca. Quindi, no, dico questo perché questa è una delle maniere in cui questo viene presentato, è che questo innescato la crisi della fisica classica, questo problema. No, si immagina che dopo l'uscita di Planck tutti quanti stavano in crisi perché non la fisica classica era crollata. Naturalmente non era crollato proprio niente, era un semplice modo di, con un'ipotesi ad hoc, di risolvere un problema specifico. Naturalmente la storia continua,
qua citiamo Einstein del 1905, il quale, usando la stessa idea di Planck, spiega un altro fenomeno che nasce in un altro contesto, che è l'effetto fotoelettrico, e cioè la corrente che viene prodotta quando uno illumina una lastra metallica posta sotto vuoto. Questa corrente ha certe proprietà, ancora una volta non si riusciva a dare una spiegazione teorica corretta, e Einstein riesce a darle questa spiegazione in maniera molto semplice, proprio utilizzando di nuovo quest'idea che l'energia non potesse essere scambiata in maniera continua, ma solo per multipli interi di una quantità elementare. Quindi questa idea, come dire, acquista una sostanza diversa. Lo stesso Einstein la utilizza anche per i calori specifici. Quindi quando un'ipotesi viene avanzata e in qualche maniera risponde e risolve problemi che nascono in contesti diversi, allora i fisici cominciano a pensare che c'è qualcosa di vero sotto. Allora, diciamo, l'ipotesi originaria acquista una rilevanza, no? Piano piano quindi si fa strada l'idea che effettivamente nello scambio di energia tra radiazione e materia avviene questo fenomeno strano. Poi ci sta il problema della costituzione atomica della materia, che ancora una volta a questo livello è ancora slegato dal problema dello scambio di energia tra radiazione e materia, quindi si sviluppa in maniera indipendente. La costituzione atomica della materia è semplicemente l'ipotesi che la materia sia fatta di atomi, cioè di elementi minuscoli in moto che si aggregano in maniera diversa e, a seconda di come si dispongono e si aggregano, danno forma alla materia che noi vediamo. Questa è un'idea che in fisica, nella nostra fisica, diciamo, si afferma stranamente solo all'inizio del XX secolo. Questa è un'altra storia molto interessante. È chiaro che questa è un'idea ovviamente che risale alla filosofia greca, no? Leucippo, Democrito e via dicendo, poi era stata sostanzialmente trascurata e un po' dimenticata in tutto il periodo del Medioevo, e riscoperta nell'ambito della nuova scienza. Poi in chimica era stata utilizzata da Lavoisier per le leggi della chimica, e poi cominciò a essere utilizzata anche in fisica, per esempio nel caso del moto browniano, insomma una serie di casi in cui l'ipotesi che la materia fosse fatta di atomi poteva essere utile. Va sottolineato che ancora alla fine dell'Ottocento però il dibattito sul fatto che gli atomi dovessero essere considerati come veramente i costituenti elementari della materia, oppure che non se ne dovesse proprio parlare perché erano oggetti metafisici che quindi non dovevano avere spazio in una teoria fisica, era un dibattito che ancora era molto attivo, molto, molto anche duro. Da una parte c'era Boltzmann, dall'altro c'era Mach e via dicendo. Quindi, diciamo, alla fine però, anche in ragione del grosso sviluppo tecnologico, si riescono ad accumulare una serie di prove talmente schiaccianti, proprio sperimentali, sul fatto che questi atomi effettivamente c'erano e avevano delle proprietà fisiche misurabili, per cui a un certo punto, diciamo così, all'inizio del XX secolo, questa idea è definitivamente, diciamo, accettata nell'ambito della fisica. L'aspetto interessante è che, appunto, quello che dicevo è che si riescono a dare proprio delle misure sulla dimensione, il 10 a meno 8 centimetri, che è il raggio tipico di un atomo, la massa dell'atomo più piccolo, che è quello dell'idrogeno. Era chiaro, era stato dimostrato che dentro l'atomo c'erano cariche positive e negative, le negative venivano dette elettroni. E poi si era anche riusciti a capire che la massa dell'elettrone era molto più piccola della massa dell'atomo. Quindi evidentemente c'era la parte di carica positiva che prendeva quasi tutta la massa, diciamo, dell'atomo. E quindi una volta che queste informazioni si sono accumulate, è sorto naturale il problema di capire come era fatto, come poteva essere fatto quest'atomo. Ci furono vari tentativi, vari modelli. Quello che vale la pena menzionare qui è quello il tentativo di Rutherford, che, analizzando esperimenti di suoi allievi, scrisse un articolo teorico
la cui conclusione era che per avere accordo con i dati sperimentali occorreva assumere che l'atomo fosse una specie di piccolo sistema solare, dove la carica positiva, che conteneva la gran parte della massa, era in realtà concentrata in una regione molto piccola, di un diametro di un raggio di 10 a meno 13 centimetri, altrimenti piccolo grande non significa niente, molto piccola rispetto al raggio dell'atomo. E questo vuol dire che l'elettrone doveva girare a grande distanza dal nucleo, da quello che poi sarebbe diventato il nucleo dell'atomo. Quindi c'era un sacco di spazio vuoto, questa era un po' l'idea. C'era un nucleo molto piccolo e atomi e elettroni a grande distanza che orbitavano. Questo quindi è quello che osserva Rutherford, però lui osserva anche che c'è un problema di stabilità, perché se l'elettrone è una carica negativa ed è accelerata, dalle leggi dell'elettromagnetismo classico si sapeva che questo significava che l'elettrone doveva emettere energia, non doveva emettere onde elettromagnetiche, quindi doveva perdere energia, e quindi diciamo, perdendo energia doveva con un moto a spirale cadere sul nucleo, quindi non essere stabile. In realtà le cose stanno in maniera un po' più complicata di così, però diciamo che questo è come viene, come era ritenuto, diciamo, all'epoca. E quindi c'era un problema teorico di vedere come si poteva dimostrare che in realtà questo atomo era stabile. Allora, su questo intervenne Bohr, che è uno dei protagonisti poi della storia della meccanica quantistica fino alla fine, il quale nel 1913 diciamo, fa il primo modello teorico di atomo di idrogeno e lo fa utilizzando l'idea della quantizzazione dell'energia di Planck e Einstein. Quindi in questa maniera si unificano questi due filoni che all'inizio erano separati. Questa è la grande intuizione di Bohr sostanzialmente. E lui fa delle ipotesi, naturalmente fare un modello, uno deve fare delle ipotesi più o meno ragionevoli e poi vede se dalle ipotesi discendono conseguenze, parlando di fisica, delle conseguenze sperimentalmente verificabili. Questo è quello che faceva, fa un fisico teorico normalmente. Allora, diciamo, senza ancora una volta entrare troppo nel dettaglio, ma comunque le tre ipotesi sono queste. La prima è: normalmente l'elettrone si muove lungo un'orbita ellittica, come fosse la Terra intorno al Sole, senza emettere radiazione. Quindi in questa maniera butta a mare l'elettromagnetismo classico, che invece diceva che doveva essere emessa la radiazione. Poi ogni tanto, l'elettrone salta da un'orbita ellittica ad un'altra ed emette un quanto di radiazione, la cui energia è legata alla frequenza della radiazione emessa. Diciamo. Ogni tanto e salta sono due parole ovviamente tra virgolette, perché questa introduce l'idea del caso. E questa, vabbè, questa non significa niente, semplicemente uno non sa che succede nella transizione, allora dice che salta, ma semplicemente uno rinuncia a descrivere la transizione. E poi l'ultima ipotesi è che le energie possibili sono ancora una volta multiplo intero di una quantità elementare, questa è la frequenza del moto dell'elettrone, insomma, comunque è l'idea di Planck sostanzialmente questa. E anche questa è un'altra ipotesi che butta a mare la meccanica classica, perché in meccanica classica non si capisce perché una particella debba avere una certa energia e non metà di quell'energia. Quindi è di nuovo un'ipotesi del tutto estranea alla meccanica classica. Queste sono più o meno le assunzioni di Bohr, ed è chiaro, ed era chiaro a Bohr, che non poteva essere considerata una vera teoria, proprio perché mescolava, da un lato usa la fisica classica, perché dice che l'elettrone si muove lungo un'orbita ellittica, che è quello che dice la meccanica classica nello stato stazionario, dall'altra parte usa delle idee che sono in contrasto con la fisica classica, sia con l'elettromagnetismo senza emettere radiazione, e sia con la meccanica classica, selezionando solo certe energie invece che tutte quante. Quindi è una strana miscela di idee vecchie e idee nuove. Tuttavia, dimostra un sacco di cose a partire da queste ipotesi. Dimostra che effettivamente l'atomo di idrogeno è stabile, cioè c'è un livello di energia minimo oltre il quale non si può andare, quindi
era la stabilità, dimostra che il raggio è proprio 10 a meno 8 centimetri, dimostra che le frequenze emesse danno proprio la pelle di Balmer e via dicendo, insomma fa un sacco di predizioni corrette. Quindi ancora una volta la gente era cosciente del fatto che la teoria non fosse proprio coerente dal punto di vista teorico, però qualcosa di vero ci doveva essere, perché riuscire a predire questi numeri non poteva essere casuale. Questo è l'inizio della cosiddetta vecchia teoria dei quanti, che si sviluppa per circa 12 anni, che viene perfezionata da un punto di vista tecnico in maniera anche molto elegante, utilizzando i metodi della meccanica analitica, e però sempre con questa consapevolezza che era una teoria un po' sbilenca, no? Perché da un punto di vista teorico mescolava cose vecchie e cose nuove in contrasto tra loro da un punto di vista teorico, e poi mano a mano che si andavano a studiare oggetti più complicati, per esempio atomi a più elettroni, le predizioni sperimentali non erano più diciamo della stessa correttezza che si otteneva nel caso dell'atomo di idrogeno. Quindi insomma c'erano una serie di problemi sia tecnici sia di effettiva corrispondenza con i dati sperimentali che sono accumulati nel corso degli anni e che quindi hanno fatto sì che ci fosse tra i fisici dell'epoca la consapevolezza che quella non poteva essere la strada giusta. Quindi negli anni, diciamo già tra il 24 e il 25, si afferma la convinzione che bisogna proprio inventarsi qualcosa di radicalmente nuovo se si vuole avere speranza di descrivere in maniera corretta la dinamica di un atomo, cioè come funziona veramente un atomo, o comunque un oggetto microscopico di dimensione 10 a meno 8 centimetri. Questa costruzione, quindi queste idee radicalmente nuove, vengono fuori effettivamente in questi due anni, 25-26. Allora, proviamo a dare un'idea di quali sono queste idee. La prima cosa da osservare e da ricordare è che si arriva a questa teoria nuova, che poi sarà un'unica teoria nuova, attraverso due strade molto diverse da un punto di vista fisico, proprio dal punto di vista della visione della fisica che aveva chi proponeva la strada. Una di queste strade è quella che si riferisce a questo gruppo, e ce ne sono poi anche altri naturalmente, in cui diciamo, il protagonista iniziale e forse anche principale è Heisenberg, che scrive un articolo fondamentale nel 1925, seguito da Born e Jordan, che sapevano più matematica di Heisenberg e quindi riuscirono a capire quello di cui parlava Heisenberg, che non l'aveva capito completamente dal punto di vista matematico, cioè che erano matrici infinite, e poi Dirac, e poi Pauli, e poi Bohr che ovviamente il Bohr di prima, e che sarà un po' il padre spirituale di questa generazione di fisici, avrà un grande ascendente su tutti quanti e sarà un po' l'ideologo del gruppo. Questo lo ritroveremo quando si parla poi degli aspetti interpretativi della teoria. Allora, qual è l'idea che viene fuori, la strada che viene fuori proposta da questa linea, diciamo, di personaggi e quindi questa linea di pensiero? Allora, il punto di partenza, se uno si legge l'articolo di Heisenberg, l'introduzione è chiarissima, almeno l'introduzione, il resto dell'articolo un po' meno, ma l'introduzione è chiarissima. Lui parte da un'affermazione di principio: una teoria fisica deve essere fondata su quantità osservabili. Una teoria deve parlare solo di quantità che si misurano effettivamente in laboratorio. Questa è un'affermazione di principio su cui uno può essere d'accordo o non d'accordo, è una di quelle cose su cui si cambia livello di discorso. Lui però la pensava così sulla base delle influenze di tipo un po' positivistico, addirittura diciamo sulla scorta della lezione dell'Einstein del 1905, che aveva in qualche modo lasciato pensare che questo dovesse essere il modo di fare fisica, anche se poi Einstein in realtà poi dopo l'ha spiegato in tutti i modi che lui la pensava in maniera completamente diversa. Comunque lui parte da questa assunzione. Allora, la meccanica classica, MC è meccanica classica naturalmente, non è adeguata a descrivere
l'atomo, perché si basa su posizione e velocità, che a livello atomico non sono mai osservato, e dice lui, dice Heisenberg, forse mai saranno osservate. Nessuno riuscirà mai, dice lui, a vedere la posizione o la velocità di un elettrone, che sono le due categorie che la meccanica classica utilizza per descrivere il mondo. È la cinematica classica, d'accordo? Quindi lui dice che è sbagliato proprio in partenza usare la meccanica classica per descrivere un atomo. Invece la descrizione dell'atomo richiede una nuova cinematica che sia basata appunto su quantità osservabili. E quali sono le quantità osservabili? Invece di posizione e velocità, dice Heisenberg, bisogna usare quello che si vede di un atomo, e cioè le frequenze e le ampiezze, questo non funziona, della radiazione che l'atomo emette, perché quello si vede. L'ampiezza della radiazione, diciamo, il cui modulo quadro dà poi l'intensità onda elettromagnetica. Vabbè, non è questo il punto, ma è il fatto che bisogna utilizzare le quantità che effettivamente si misurano e che l'atomo produce, e uno le misura in laboratorio. Osservate che queste due dipendenti da due indici NM, che sono due numeri interi. Perché? Perché la frequenza è legata alla transizione da uno stato caratterizzato da un certo numero N di energia, no? Che caratterizza una certa energia, a un altro stato che ha un altro intero che caratterizza la sua energia, no? E quindi è una quantità che individuano lo stato iniziale e lo stato finale. Quindi è una matrice, dal punto di vista matematico è una matrice. La cosa sorprendente è che nell'articolo di Heisenberg lui cambia radicalmente la cinematica, quindi invece di posizione e velocità usa ampiezza e frequenza, però scrive F uguale MA per queste stesse quantità. Questa è completamente folle, diciamo, se voi ci pensate un attimo. Lui scrive proprio F uguale MA per le ampiezze e le frequenze. Che la frequenza della radiazione emessa e l'ampiezza... No, vabbè, la devi riscrivere con i metodi della meccanica analitica e ce lo metti dentro, però di fatto è F uguale MA. È chiaro che F uguale MA perde completamente il significato che aveva in meccanica classica, totalmente. Cambia, quindi il significato dei simboli cambia completamente. Questa che viene fuori, e che poi verrà perfezionata dalle altre persone della lista che ho detto prima, è... questa versione è quella che viene detta la meccanica delle matrici, che dal punto di vista proprio diciamo di principio è esplicitamente fondata sulla rinuncia a una descrizione spazio-temporale intuitiva dei fenomeni atomici. È una descrizione completamente astratta che utilizza semplicemente le quantità osservabili. Quindi la fisica a livello microscopico, per questa linea di pensiero, non si deve preoccupare, come faceva la fisica classica, di fornire dei modelli diciamo concreti, dei modelli fisici concreti che evolvono nello spazio e nel tempo e che ci danno un'immagine intuitiva di quello che sta accadendo, no? Come succede in meccanica classica e in elettromagnetismo classico. Tutto questo va abolito quando uno parla di oggetti microscopici. E quindi viene fuori una descrizione di tipo molto più astratto, che rinuncia all'intuizione, perché non si può avere intuizione di qualcosa che non si può vedere. Oh, l'altra linea di pensiero è quella che si rifà a De Broglie, che ha avuto l'idea originaria, e poi in realtà dal lavoro fondamentale di Schrödinger, che ha ripreso l'idea di De Broglie, l'ha portata alle estreme conseguenze, diciamo, sviluppandola in tutti i dettagli. E siamo sostanzialmente negli stessi anni. Questa parte da un punto di vista di tipo diverso, questa linea di pensiero, cioè parte dall'idea che un elettrone, quindi una particella microscopica, è stata finora quello di considerarlo come un oggetto puntiforme. Allora, diciamo, invece la soluzione, secondo Schrödinger, è quella di considerare l'elettrone non come un punto materiale, ma come un'onda, come se fosse invece sparpagliato in qualche senso, e descritto da un'onda. E solo sotto certi opportuni limiti che un'onda vista da lontano la può confondere con un punto materiale, ma se ci va vicino a vederla, quella ha una sua estensione.
Questa onda viene solitamente indicata con psi e questa onda si deve propagare in analogia alle onde che descrivono la luce, anche la luce è un'onda elettromagnetica, e quindi seguendo questo schema, questa è l'ottica ondulatoria che in un opportuno limite, diciamo per piccola lunghezza d'onda, deve dare l'ottica geometrica. D'altra parte era noto che c'è un'analogia formale tra l'equazione dell'ottica geometrica e della meccanica classica, questo era noto. Usando questo pezzo del diagramma, Schrödinger fu capace di inventare quella che si chiama la meccanica ondulatoria, che è una meccanica delle onde che in un opportuno limite si riduce a quella che uno conosceva già, che è la meccanica classica, detto in maniera un po' rapida. Questa è la meccanica ondulatoria, che però, come vedete, è molto diversa come impostazione, perché è basata sull'idea di sostituire il punto materiale con un'onda, ma sempre con estrema concretezza, quindi rimanendo nell'ambito di una descrizione spazio-temporale di un oggetto che evolve nello spazio, un oggetto fisico, e quindi in qualche modo tesa a dare un'idea intuitiva dei fenomeni anche a livello atomico. Quindi due approcci che vengono dimostrati essere equivalenti dal punto di vista matematico, molto stranamente, ma sono dal punto di vista dei presupposti fisici completamente diversi. Qua c'è una storia interessante che dura un paio d'anni, perché a questo erano state formulate sostanzialmente due diverse teorie, tutte e due andavano bene e descrivevano bene la situazione dell'atomo, però con presupposti molto diversi, e mentre la prima è molto radicale, la sua pretesa, diciamo, di novità, quest'altra è più tradizionale, e quindi diciamo, in quegli anni la comunità dei fisici comincia a preferire questa versione di Schrödinger. Questo crea molta agitazione, Heisenberg la prende molto male, e quindi c'è un momento di notevole competizione. Si aggiungono naturalmente altri elementi. Un elemento è il lavoro di Born, che nel 1926 fa vedere come l'onda di Schrödinger, che Schrödinger voleva considerare proprio come l'elettrone sparpagliato, in realtà questa interpretazione non funziona, perché uno di solito, sempre, quando lo vede l'elettrone è sempre puntiforme, quindi questo sparpagliamento. Poi le soluzioni delle equazioni di Schrödinger hanno la cattiva abitudine di essere dispersive, quindi è un disastro, diciamo, se questo elettrone si sarebbe dovuto sparpagliare in tutto lo spazio, quindi ci sono delle grosse difficoltà nella interpretazione originale di Schrödinger. Allora lui propone di considerare il modulo probabilistico di trovare l'elettrone nel punto X, quindi di dare un'interpretazione probabilistica. Un altro elemento fondamentale è l'articolo di Heisenberg del 1927, nel quale lui tira fuori il principio di indeterminazione, no? Anche qua, insomma, ci sarebbe da parlare, ma insomma, diciamo, sostanzialmente dice che se uno vuole misurare con una certa precisione la posizione, è costretto a rinunciare a una certa precisione, alla stessa precisione sulla quantità di moto. Il prodotto deve essere sempre maggiore o uguale di una costante diviso di questo accatagliato mezzi, dove H è la costante di Planck. È chiaro che se c'è un limite alla precisione con cui si può misurare posizione e velocità contemporaneamente, l'idea stessa di traiettoria, che è fatta proprio di posizione e velocità, viene messa in crisi. Quindi ancora una volta è un altro colpo all'idea intuitiva del punto materiale che si muove come in fisica classica. Comunque diciamo, la competizione, diciamo così, si chiude con l'intervento di Bohr, che ho detto è un po' il padre spirituale di questa comunità, e che fa una mossa geniale in qualche modo, perché riesce a incorporare la meccanica di Schrödinger, che era quella che più, diciamo, sembrava accettabile, all'interno dell'altra interpretazione. E fu, diciamo, da questo punto di vista devo dire geniale, e diciamo, confeziona quella che è poi diventata nota come la cosiddetta interpretazione di Copenaghen della meccanica quantistica, quindi una formulazione coerente in cui tutto si tiene e che appunto riesce a mettere insieme
gli aspetti che sembravano intuitivi della meccanica di Schrödinger dentro la meccanica delle matrici sostanzialmente. E questo avviene in queste due occasioni sostanzialmente nel 1927. Questa interpretazione, su cui magari torneremo, non magari, sicuramente torneremo, diventa l'interpretazione accettata, gli avversari vengono sostanzialmente emarginati, anche se si tratta di avversari diciamo del calibro di fisici come De Broglie, Schrödinger e Einstein. Va bene, quindi ora mi fermo con la storia e provo a dire invece qualcosa su come a questo punto effettivamente si formula la teoria e come uno utilizza la teoria per descrivere il mondo microscopico. Allora, conviene come al solito ripartire dalla meccanica classica. Prendiamo il caso più semplice, un punto materiale che si muove lungo una retta. Allora, in meccanica classica, quando è che uno conosce lo stato del punto materiale? Lo stato lo conosce quando conosce la posizione e la velocità. Posizione e velocità identificano tutto quello che si può sapere sul punto materiale. Quindi questo definisce lo stato. Poi c'è la legge di evoluzione dello stato, e la legge di evoluzione dello stato è F uguale MA, cioè uno ha il punto materiale, conosce le forze che agiscono e poi risolve un'equazione di Newton, differenziale, e l'equazione ti dà lo stato a ogni tempo t. Vabbè, quindi al di là dei dettagli tecnici questa è la cosa. Questa è una legge di evoluzione perfettamente deterministica, nel senso che dato lo stato a tempo zero, io calcolo lo stato a ogni altro tempo t con assoluta certezza. Poi, quali sono le predizioni della teoria? Allora, se ho stato del mio punto materiale, posso predire con certezza il valore di ogni osservabile, cioè ogni grandezza fisica relativa al sistema. In altri termini, se lo stato è xv, per esempio, posso predire con certezza che se facessi un risultato, una misura dell'energia del punto materiale, troverei sicuramente questo valore qua, questo numero qua. Quindi la teoria mi dà predizioni certe per ogni osservabile. Questo è quello che si intende dicendo che la teoria è una teoria deterministica. Vediamo invece dal punto di vista della meccanica quantistica. Allora, lo stato del sistema al tempo t non è più la coppia posizione-velocità, ma è invece una funzione a valori complessi, purtroppo. Quindi è un'applicazione a ogni tempo t, questa psi t è lo stato al tempo t, ed è una funzione, cioè un'applicazione che a ogni punto x dello spazio associa un numero complesso, che goda di questa proprietà, naturalmente. Vabbè, è una funzione, una funzione. Dato lo stato al tempo t e le forze che agiscono sul punto materiale, dato lo stato al tempo zero, scusate, e le forze che agiscono, anche qui ho una maniera di calcolare lo stato a ogni tempo t. Basta risolvere l'equazione di Schrödinger, che è questa qua. Quindi anche qui ho una legge di evoluzione perfettamente deterministica. Dato lo stato a tempo zero, se io sono capace di risolvere l'equazione di Schrödinger, trovo lo stato a ogni tempo t, in maniera perfettamente deterministica come in meccanica classica. Naturalmente qui è un'equazione un po' strana, un po' diversa da quella di prima, è un'equazione a derivate parziali, poi c'è questa i qua, questa che è la radice di meno 1, quindi è la prima volta che in un'equazione della fisica compare i, e che è una cosa un po' strana. Però vabbè, tant'è, h tagliata invece è una costante di Planck. Le predizioni, qui naturalmente la questione cambia completamente, perché se conosco lo stato del sistema, quindi conosco la psi, allora in generale posso fare solo predizioni probabilistiche sul valore di un osservabile relativo al sistema, per esempio la posizione, la velocità o qualunque altra cosa. Anche se conosco lo stato, posso solo fare predizioni probabilistiche, tranne in qualche caso particolare. Per esempio, se sto studiando per esempio la posizione della particella, la teoria mi dice che mi consente di calcolare la probabilità che la posizione della particella sia un certo insieme omega. E questa probabilità si calcola calcolando questa integrale. No, è una prescrizione teorica che posso mettere a confronto con i dati sperimentali. Però è una predizione probabilistica.
Quindi, tranne alcuni casi particolari, la meccanica quantistica è una teoria probabilistica. Allora, qua, siccome probabilità può essere una cosa un po' vaga, devo fermare? No. Posso continuare ancora per qualche minuto? 14 minuti, sì. Ok. Allora, siccome probabilità è una parola che uno dice vabbè è una cosa vaga, no, è una cosa precisissima. In fisica probabilità, predizione probabilistica significa una cosa ben precisa, e conviene ricordarlo. Supponete di pigliare una particella, voi la preparate al tempo, un elettrone, la preparate in un certo stato al tempo iniziale, poi la fate evolvere, a un certo tempo t misurate la posizione, la troverete da qualche parte, ok? Ripeto l'esperimento n volte, sempre in condizioni identiche, sempre replicando le stesse condizioni iniziali e allo stesso istante t misuro la posizione. Ogni volta la troverò da qualche parte. A questo punto mi posso calcolare il numero delle volte in cui trovo la particella nell'insieme omega, a quel tempo t. E poi posso fare il rapporto tra il numero di volte che l'ho trovato in omega e il numero di volte che ho fatto l'esperimento. Questa è quella che si chiama la frequenza statistica, che è una cosa che si misura in laboratorio, ripetendo l'esperimento n volte. Quindi l'affermazione probabilistica della meccanica quantistica ha questo significato empirico, preciso, che questo rapporto per n grande, cioè facendo molti esperimenti, tende a questo integrale qua. Quindi questo si misura in laboratorio, questo lo prevede la teoria, questa relazione è il confronto tra teoria e esperimento, in maniera diciamo molto, diciamo, senza nessuna vaghezza, ecco, come dire. La funzione psi modulo quadro, il modulo quadro della funzione d'onda, dello stato, è quella che in matematica si chiama una densità di probabilità, cioè una funzione positiva che ha la caratteristica di avere un integrale su tutto lo spazio uguale a 1, che significa che la probabilità di trovarla da qualche parte è 1, ci sta, a meno che uno non si è fregato la particella, da qualche parte ci sta. Dalla densità di probabilità posso calcolare altri oggetti interessanti che caratterizzano la distribuzione probabilistica, statistica se volete, e cioè il valore medio, no? Su molte misure posso calcolarmi il valore medio, e poi la varianza che è fondamentale perché mi dà una misura di quanto i valori che escono come dire, differiscono dal valore medio, mi danno lo scarto. Per esempio, questo è un esempio specifico, tra l'altro molto importante, una possibile densità è quella gaussiana, questa è una funzione che appunto che si chiama gaussiana, caratterizzata da questi due parametri, x con 0 e sigma che è un numero positivo. Vabbè, se uno si fa l'integrale vede che viene 1, il valore medio viene proprio x con 0, quindi questo parametro ha il ruolo proprio di valore medio, e la varianza è proprio sigma quadro mezzi, quindi sigma quadro qua dà una misura dello sparpagliamento dei valori intorno al valore medio. E se uno si fa un conto, è un conto, e si calcola la probabilità di trovare la particella tra x0 meno sigma e x0 più sigma, quindi un intervallo di grandezza 2 sigma intorno al valore medio, trova che questo è un numero molto, molto vicino a 1. Quindi questo che significa? Che se sigma è piccolo, vuol dire che in un piccolo intervallo ho alta probabilità di trovare la particella. Quindi la funzione gaussiana è una funzione a campana, però sta campana può essere larga o stretta. Quando sigma è piccolo, la gaussiana è molto stretta, quindi io posso essere molto confidente che se faccio gli esperimenti, i valori che trovo saranno molto vicini al valore x con 0. E quindi praticamente posso affermare che la posizione è quasi certa in qualche senso, più è stretta la gaussiana più è certa la posizione, coincidente col valore medio sostanzialmente. Al contrario, se invece sigma è grande, allora diciamo, la posizione è necessariamente molto incerta, nel senso che io non so prevedere effettivamente dove la particella verrà trovata. Allora,
Quali sono le caratteristiche peculiari di queste regole della meccanica quantistica così come l'abbiamo enunciata, almeno? Allora, la prima è che è una teoria probabilistica, è la prima volta che una teoria fondamentale della fisica è una, diciamo, si presenta come probabilistica. Naturalmente la probabilità era molto usata in fisica, già allora, all'epoca della creazione della meccanica quantistica, ma riguardava sistemi a molti corpi, sistemi molto complicati, in cui uno non aveva, come dire, non riusciva a controllare, a misurare la posizione di tutte le particelle, allora si contentava di fare predizioni probabilistiche. Questa invece è la prima volta in cui uno parla di un elettrone, cioè l'oggetto più semplice di questo mondo, e tuttavia deve fare predizioni probabilistiche. Un'altra caratteristica è la linearità, che significa sostanzialmente che se ho due stati, la somma è pure uno stato. Questa è una banalità dal punto di vista matematico, però dal punto di vista fisico non lo è, perché se vado a calcolarmi la densità di probabilità della posizione quando lo stato è la somma, non trovo la somma delle densità di probabilità, chiaramente, perché è il quadrato di una somma, no? E quindi c'è un termine in più, che è il doppio prodotto, no? Quindi la comparsa di questo termine in più, che viene chiamato termine di interferenza, è responsabile del fatto che la situazione descritta dalla somma dei due stati non è la somma delle situazioni descritte dai due stati separatamente. È vago, però poi ci torno. Questo dà luogo al fenomeno dell'interferenza. Un'altra cosa interessante è che, dato lo stato, date n particelle, lo stato è una funzione delle coordinate di tutte le particelle. Ok? Quindi non ho una funzione per ogni particella, ho un'unica funzione di tutte le particelle. Questo vuol dire che, dato lo stato di n particelle, io non è definito lo stato di una singola particella componente, che è completamente diverso da quello che succede in meccanica classica, dove se io conosco lo stato di un sistema a n particelle, conosco anche lo stato di tutte le particelle componenti. Questa è una cosa, un'altra delle caratteristiche fondamentali della meccanica quantistica, che dà l'idea di una visione in qualche modo olistica, e cioè il fatto che la conoscenza del tutto, cioè dello stato complessivo, non coincide con la conoscenza delle parti, cioè lo stato di ogni singola particella. Inoltre, questo poi è all'origine dei cosiddetti effetti non locali, perché a quel punto uno può avere delle informazioni su una parte componente anche quando ci sono due parti componenti che vengono separate e però mantengono correlazioni a grande distanza, per cui agendo su una si influenza anche l'altra, no? Questi sono i cosiddetti effetti non locali della meccanica quantistica. Un altro aspetto fondamentale da ricordare è che la meccanica quantistica è una teoria universale, cioè si presenta, almeno nel regime non relativistico, cioè quando le velocità non sono piccole rispetto alla velocità della luce, è una teoria universale, nel senso che si presenta come una teoria che vale per tutto, non vale solo per l'atomo, vale anche per la Terra, il Sole, per i proiettili, i corpi rigidi e via dicendo. Quindi questo significa che dentro deve contenere anche i risultati della meccanica classica, che funzionano benissimo per come li conosciamo, perché la meccanica classica continua a essere validissima quando uno vuole descrivere il moto della Terra intorno al Sole, d'accordo? Allora, questo è un problema tipico che si pone sempre in fisica, perché ogni volta che uno crea una teoria, non crea mai una teoria che risolva solo una classe di problemi, no? Uno cerca sempre di creare una teoria più generale, che risolve quelli di prima, in più quelli nuovi. Quindi ogni teoria nuova deve dimostrare di poter riprodurre i risultati della teoria vecchia laddove la teoria vecchia funzionava bene. Questo è tipico, appunto, per esempio nella meccanica relativistica si riduce alla meccanica classica quando si fa tendere all'infinito la velocità della luce, no? Questo è facile, molto facile. Un po' meno facile dal punto di vista matematico è far vedere che anche l'ottico ondulatorio si riduce all'ottica geometrica quando la lunghezza d'onda tende a zero. Però si riesce a fare, perché con un po' di matematica si riesce a fare. Però in ogni caso, perché è più difficile? Perché questo parla di onde e questo parla di raggi, quindi la cinematica è diversa. Però comunque sono oggetti che si muovono nello spazio e nel tempo, oggetti fisici che si muovono nello spazio e nel tempo. Nel caso invece della meccanica quantistica e della meccanica classica la situazione è più delicata, perché qui parliamo di un'ampiezza di probabilità, non è un oggetto fisico,
E quindi si tratta di capire in che senso un'ampiezza di probabilità può riprodurre la meccanica classica. Questo è un filone di ricerca tuttora attivo. Molte cose si sono capite, ma non è completamente chiaro. Vediamo un esempio specifico, il più semplice possibile, la particella libera, una particella non sottoposta a forze. Vabbè, qui questa è l'equazione di Schrödinger e questo è il dato iniziale che sostanzialmente è la gaussiana che avevo detto prima, un po' modificata perché c'è questo pezzo in più. Vabbè, comunque è un dato iniziale. Da un punto di vista matematico uno si mette lì e risolve questa equazione e trova che la soluzione è questa qua. L'aspetto interessante è semplicemente il fatto che la soluzione riproduce più o meno la struttura gaussiana che aveva il dato iniziale. Questa è la caratteristica delle gaussiane che è particolarmente piacevole. Comunque questo è un problema matematico, uno si mette là neanche con difficilissimo e si risolve. E poi uno va a vedere, si va a calcolare le quantità interessanti. Il valore medio al tempo t è questo qua, e quindi è quello all'istante iniziale più questo termine lineare nel tempo. E la varianza è la varianza iniziale più un termine, quindi cresce. Quindi quello che sta succedendo è che se la probabilità iniziale della particella, della posizione della particella all'inizio era una gaussiana anche molto stretta, nell'evoluzione la gaussiana si sparpaglia, si allarga. Questo è purtroppo un dato inevitabile. Quindi si perde informazione sulla posizione della particella. Ma questo non è tutto. Il punto cruciale è il fenomeno dell'interferenza. E poi diciamo mi fermo. Allora, supponiamo di avere una particella, una, ben scritta da uno stato che è sostanzialmente la somma di due dati iniziali come quelli di prima. È quello che si chiama uno stato di sovrapposizione. Quindi io quello che sto dicendo è che all'istante iniziale la particella, l'unica particella di cui sto parlando, ha una distribuzione di probabilità della posizione che è la somma di due campane lontane, una intorno a x con 0 e una intorno a meno x con 0. D'accordo? Quindi ci avrò una certa probabilità di trovarla qui e una certa probabilità di trovarla qua. D'accordo? Queste due particelle hanno la caratteristica di... No, due particelle, ho sbagliato naturalmente, è una particella. Una particella che però è descritta da questa somma, in cui questa campana qui tende a muoversi in questa direzione, questa campana qui tende a muoversi in quest'altra direzione. È chiaro che quindi abbiamo un moto dell'onda che viene da sinistra, che è questo moto rettilineo uniforme, che tende a raggiungere l'origine da qua, e quest'altro lo stesso, tende a raggiungere l'origine da quest'altra parte. È chiaro che arriva un istante in cui le due onde si sovrappongono. A quel punto mi vado a calcolare a quell'istante la distribuzione di probabilità della posizione. Come si distribuisce la posizione? Faccio il conto e viene fuori un prodotto di questi due oggetti. Questa è una gaussiana e questo è un coseno al quadrato, che è una funzione che oscilla naturalmente, come ogni funzione. Ancora una volta è un calcolo matematico che uno fa e trova che l'andamento della funzione è questo. Allora mi faccio il grafico di questa funzione. Questa è la distribuzione di probabilità della posizione della particella quando le due onde della particella hanno raggiunto la massima sovrapposizione intorno nell'origine. Invece di sommarsi, viene fuori questa strana figura, che è appunto quella che si chiama una figura di interferenza, che vede un alternarsi di massimi e minimi. Che significa? Significa che la particella cercherà di evitare queste zone qua, decide di non fermarsi in queste zone qua, e invece decide che è più conveniente fermarsi laddove ci sono i massimi della densità di probabilità. Questo è totalmente inspiegabile da un punto di vista classico. Se voi avete una particella che con una probabilità un mezzo viene da sinistra e una probabilità un mezzo viene da destra, e aspettate un po', quando le due onde di probabilità classiche si sovrappongono, voi la trovate intorno all'origine senza nessuna interferenza, non si capisce perché dovrebbe esserci un'interferenza. Dal punto di vista quantistico non succede così. È come se la particella
quasi sono le cose che si dicono che non hanno senso sostanzialmente, non sta né a sinistra né a destra, d'accordo? È delocalizzata, d'accordo? E quindi c'è questa interferenza che non si capisce interferenza con chi? Con se stessa. Però di fatto è questo quello che accade. Questa è una versione semplificata, ma il contenuto fisico è lo stesso, del cosiddetto esperimento delle due fenditure, che quindi non ripeto. Sottolineo solo che questa cosa qua significa, esperienza dal punto di vista sperimentale, concretamente vuol dire che se io ripeto l'esperimento molte volte in condizioni identiche, allora la distribuzione statistica delle posizioni osservate forma la figura di interferenza. Cioè si creano dei mucchietti laddove ci stanno i massimi di particelle, e invece le particelle non si vanno a depositare laddove ci sono i minimi. Questo è un fenomeno delle onde, tipico delle onde del mare per esempio, che possono interferire in maniera costruttiva o distruttiva. Però c'è un oggetto fisico, no? Che è l'elongazione, no? della superficie del mare. Quindi se io trovo un punto in cui tira sopra e un punto in cui tira sotto, la superficie rimane ferma. Oppure se ho due punti in cui arrivano due onde che tirano tutte e due su, trovo il massimo. No? Però quella è una cosa fisica, diciamo, un oggetto fisico che si sta propagando, la deformazione della superficie dell'acqua. Qui è un'onda di probabilità, quindi diciamo, l'intuizione francamente sparisce. Questo fa diciamo, onda corpuscolo, su cui penso che sia in realtà molto meglio. Non... Ci fermiamo qui? Sì, fammi dire solo questa cosa, questa è la cosa sperimentale, quello che uno vede ripetendo n esperimenti. Sempre con una particella. All'inizio la distribuzione, diciamo i puntini bianchi sono i posti in cui viene rivelata la particella, la posizione. No, qui sembra del tutto casuale dove va a finire la particella. Però mano a mano che aumenta il numero di prove, vedete, comincia a assumere una struttura. E arrivati qua, voi vedete effettivamente ci stanno delle zone più chiare dove c'è l'accumulo di particelle, la distribuzione statistica è sostanziosa. E zone scure dove le particelle non vanno a finire. Questo è quello che succede. Vabbè, mi fermo.